produzione? Tutto il materiale trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o risorse web free o con licenza dell'autore, pertanto è libero da copyright. Tutte le promozioni o le pubblicità sono gratuite o con scambio alla pari. Sì, l'attività della trasmissione è no profit. Sì. Ok. RTA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Benvenuti al minuto 91, anteprima della partita di Genoa-Udinese che si giocherà al stadio Marassi di Genoa. Forse a rischio per alluvione o piogge intense nel resto della mattina di domenica, ma vedremo, ci sono novità. Intanto andiamo a vedere le probabili formazioni, intanto ringrazio sempre per gli ascoltatori di Aldo Vigilio Dest e Rodono e Star Radio. Le parole di formazione di Genoa-Udinese. Genoa con Wilson 3-5-2. Rado in porta, poi difesa Biraschi, Romero e Cricito. In centrocampo Lazovic, Romulo, Sandro, Bezza e Pereira. In attacco Goumet e Piatè. All'interno è Djuric, disponibili Spalli, Favilli e La Padula, squalificato nessuno. L'Udinese con 4-3-2-1 forse, con Scoppetta in porta, poi centro difesa, Sticker Larsen, Opoku e con Samir, centrocampo, Fofana, Berami, Mandragora, poi in avanti, dietro a punta, De Paul e Pussetto, punta Lasagna, diciamo che il famoso formazione albero di Natale. Poi disponibile però Badu, Ingelsson, Pezzella, Macis e Gnuti, squalificato nessuno. Diciamo che l'Udinese è in una situazione non buona completamente. Se andiamo a vedere, a fare un salto, a vedere la classifica, in questo momento l'Udinese è scesa al 16° posto con 8 punti in contemporanea di punteggio col Bologna, e diciamo quint'ultima, e non è una buona cosa, anzi le perdite che abbiamo avuto con Lazio, Juve, Napoli e Bologna hanno completamente fatto scivolare l'Udinese al 16° posto. Obbligatorio la risposta in questa partita contro Genoa, che ha 13 punti, come Torino e Parma, e anche se non sbaglio Torino, sì, ok, l'ho già detto prima, e quindi l'Udinese deve rispondere, e Velasquez è, diciamo, sul punto interrogativo della panchina ancora. Sicuramente, lo spero, perché il procuratore Pradè era incavolato nero come una bestia nel post partita di Udinese-Bologna. Come avete sentito anche nel commento a caldo che ho fatto sabato sera, non era assolutamente, non era completamente felice, anzi arrabbiato, per non dire incazzato, ma ero arrabbiatissimo veramente. Quindi non ho visto una voglia di giocare bene, non ho visto l'Udinese delle prime partite, non ho visto la voglia di fare, di segnare, e soprattutto la difesa, e soprattutto la punta come Lasagna, non è una prima punta, l'abbiamo detto in mille maniere, anche i Sassi ormai lo sanno, anche i seggiolini dello stadio lo sanno, deve giocare insieme a un altro, non si può fare così. Poi la stessa cosa l'ha detto abbiamo detto anche Teodorovic, che poi era infortunato. Ma cosa fai delle figure del tubo? Poi mi vai a dire anche nella post partita che abbiamo giocato meglio,
contro Napoli invece che la Juve. Ma per piacere, Velasquez, svegliati, svegliati, che sarebbe ora, svegliati. Io spero che sia una svolta in questa partita contro Genoa. Dobbiamo avere una svolta, dobbiamo avere una risposta. Assolutamente, come tifoso dell'Udinese. Quindi, sveglia. Siamo stupidi a aspettare queste situazioni ferme e addormentati. Non voglio più vedere a che fare le perdite come l'anno scorso, perché l'anno scorso è stato solo un grazie a perché c'erano Pescara e qualcos'altro che erano sotto di noi e avevano perso quota. Ma in questo momento siamo solo alla nona giornata e siamo quasi arrivati alla decima con questa domenica e siamo al quindicesimo posto. Quindi c'è cioè, il sedicesimo posto e quindi diciamo il posizione quint'ultima, quindi per piacere sveglia, sveglia, sveglia. Da Adio Regione d'Este, R1 e Stavradio, spero che questa sveglia dia una mossa alla squadra. Ciao a tutti e ci sentiamo al post partita di Genoa Udinese. Da Udine è tutto, ciao ciao e mandi mandi. Produzione? Tutto il materiale trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o risorse web free o con licenza dell'autore, pertanto è libero da copyright. Tutte le promozioni o le pubblicità sono gratuite o con scambio alla pari. Sì, l'attività della trasmissione è no profit. Sì. Ok. RTA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare.